Cacio Crusiali, come si sta trovando? Molto bene, ho risolto diverse problematiche, tra cui mal di testa, cervicale costante, nonostante avessi fatto diverse terapie non avevo risolto. Terapie che cosa? Osteopati? E fisioterapista. Laser, teca. Sì, teca, perfetto. Però è tornato il fastidio, fino a quando poi non mi sono recata dal dentista. Sì. E abbiamo fatto... Che sembra una cosa assurda andare dal dentista per un mal di schiena, una cervicale, un mal di testa, no? Sì, e invece no. E invece no. Abbiamo fatto un lavoro, un intervento in bocca di rialzi occlusali e devo dire che a distanza di 3 settimane mi sento veramente bene. Benissimo, quindi noi siamo felici di averla aiutata e soprattutto siamo orgogliosi del metodo che stiamo mettendo in campo, cioè praticamente quello della costruzione di un centro stomatognatico finalizzato all'aumento della propria recettività, in cui viene aumentata alla fine la superficie articolare, garantendo così un'informazione propriocettiva sui recettori parodontali governati dal muscolo massetere, che dobbiamo ricordare, i masseteri sono i muscoli del serramento, della forza, quello che nei molossi dà quella presa pazzesca, i cani molossi, no? Tipo pitbull dà quella presa pazzesca, e l'uomo, i masseteri servono al serramento, ma sono gli unici muscoli presenti all'interno del corpo umano, sprovvisti, organi, muscoli e dentini del Golgi, sono quelli che regolano la tensione muscolare. Il massetere quindi può serrare quanto vuole e non ha un meccanismo di feedback negativo nel suo interno, ma il meccanismo di feedback negativo legato alla propriocettività simile agli organi muscoli del dito del Golgi, che mancano nel massetere, ma i recettori parodontali sono dei meccanocettori che funzionano tal quale agli organi muscolo tendini, invertono il nucleo mesencefalico del trigemino e dicono al muscolo massetere non serrare più. Con l'apparato stomatognatico noi, grazie alla nostra muscolatura e grazie all'aumento dell'appoggio occlusale, abbiamo praticamente garantito una maggiore propriocettività che è a beneficio della informazione globale del corpo, che non ci manda più segnali di dolore, ma dice: ok, finalmente avete capito qual era il problema e adesso lo avete risolto, mi avete garantito una giusta propriocettività, che è l'elemento fondamentale a cui è affidata la propriocettività, è affidata la postura e l'equilibrio del corpo, perché noi stiamo in piedi anche ad occhi chiusi.